oggi qui per il gelato di Guido. Il modo veloce e facile mangiare il gelato. Questo qui è il gelato buonissimo. Guido lui ha stesso inventato la ricetta. Tradizionalmente la chiede per un litro e un quarto di latte, 500 grammi di pane di montare, 300 grammi di zucchero, una bustina di vanillina, 2,5 grammi di cioccolato fondente, ma Guido usa qualcosa un po' differente. Ci giriamo alla vita di Guido a vedere come lui ha scoperto la ricetta. Il sogno di Guido è cominciato molti anni fa. La mamma di Guido era una donna molto forte ed affettuosa. Vai all'università, Guido. Mamma, no! Però Guido non poteva seguire la istruzione di sua madre. Il suo cuore era solo inondato con gelato. Ha deciso andare alla scuola della cucina. Ma dopo molti mesi nella scuola della cucina, Guido ha realizzato che lui non era felice. Non era riuscito con l'arte della cucina. Una notte triste, Guido ha bevuto troppo alcol. La faccia e domanda ancora da bere. Quando era ubriaco, ha provato a fare il gelato. Mentre faceva il gelato, Guido ha deciso di mettere vino di qualcosa nel gelato. Se fuori all'aria ci sia il sole oppure se piove, quell'uomo si ricorda e per... Ha finito con il gelato. Il giorno dopo Guido chiede alla sua amica provare il suo gelato. Amica, prova il mio gelato. È buonissimo, Guido. Mi dà la ricetta per cortesia. No, non posso darla, è un segreto. Me la dà, per favore, Guido. No, no. Se non mi credi cerca il gelato di Guido, forse devi ascoltare di vero cliente. Ciao, domande. Ti piace il gelato di Guido? Non lo so. Please have some ice cream. Mommy, I want some ice cream. I want to eat it every single day. I want to... Ciao, bambina. Ciao. Cosa pensi di questo gelato? Mi piace quando manca. Comprami un gelato. Oh, sì? Oggi sono stata una buona ragazza. Perché? Ho fatto il mio letto. Oh, buon lavoro! Tu meriti il dolce! Vedete? Il gelato di Guido è un buon ricompensa per i tuoi piccoli angeli! Buongiorno! Come ti chiami? Hai mangiato il gelato di Guido? Harry Potter! Parli italiano? Certo! Sono Harry Potter! Faccio tutto! Sì! Piace il gelato? Così, sì, ma non mi piace un po' di sapore. Quello non è un sapore. Oh. Sai che sono Harry Potter? Signore, ti piace il gelato di Guido?
con che le mucche d'Italia siano il più felice. Vedete? Questo agricoltura è di Wisconsin, negli Stati Uniti. Hola! Ciao! Ciao! Dimmi cerca le tue mucche! Giano Erba, sì, sì, molto bene. Sono felice? No, no. Perché vivono in un piccolo fienile e non vedono il sole. Adesso visitiamo un agricoltore in Italia. Mi dica cerca delle mucche. Guido! Buongiorno, sono Guido e mi piace il gelato perché il gelato buonissimo viene dalle mucche felice. Mucche felice vengono da Italia. Ice cream! Ice cream! Yeah, baby. You wanna lick this ice cream? Got a little bit of banana. Chocolate vanilla. Banana flavor. All on the bench, somewhere down in Puerto Rico. Two cocoa honey step by. They look at my Nico. So I step to him, yeah, how you doing? I took a close second look, I knew that I knew him. Bingo, let me drop all my lingo. I make you understand that I'm still single. So honey, don't you worry, no way. I got a truck full of plastics, it'll stay.